Pace a tutti, fratelli e sorelle, un saluto a chi è qui per la prima volta, che ci ascolta, gli amici, magari sono anche venuti le altre sere. Avete sentito, mi chiamo Carlton Myers, non provengo da una famiglia di cristiani evangelici, i miei genitori non lo erano, tuttavia ho trascorso diverso tempo con mia nonna materna che si convertì nell'82, quindi 3-4 anni della mia adolescenza stetti con lei per diverso tempo e ebbe modo proprio di parlarmi di Gesù. Poi però feci la mia vita, le mie scelte, intrapresi una carriera, non avevo vizi, nel senso che non fumavo, non mi drogavo, non bevevo, però ero completamente assorto, completamente inebriato del successo, della popolarità, della ricchezza, ero preso dal mio ego, dal mio voler raggiungere degli obiettivi, dei risultati, e avevo riposto una fiducia estrema, totale, assurda anche per certi versi, in me stesso. Fino a quando poi il mio lavoro mi ha portato a fallire diverse volte. Però più fallivo, stranamente, e più aumentava la fiducia in me stesso. Mi ero convinto di essere indistruttibile, invincibile. Comunque avevo dalla mia la capacità, la mentalità, una mentalità forte, una mentalità determinata, data anche dalla, se vogliamo, da una situazione mia familiare normale, però devo dire che la separazione dei miei genitori mi aveva recato una notevole sofferenza, separazione anche abbastanza turbolenta. E quindi anche la rabbia che avevo dentro di me, poi la riversavo totalmente nello sport. E quindi il fatto di aver raggiunto comunque dei risultati, ma non aver raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissato, che era per me di vitale importanza, quando dico di vitale importanza non sto dicendo tanto per dire, era veramente la cosa più importante della mia vita, quindi non riuscire a raggiungere questo obiettivo era un problema enorme. Fino a quando questa fiducia assurda, questa fiducia in me stesso, fu totalmente all'ennesimo fallimento stravolta, sradicata, annientata. Tant'è che ho avuto un momento particolare, breve, ma molto particolare, in cui ho rischiato la depressione, proprio per il mancato obiettivo, tanto era importante per me. Questo fu il primo momento in cui io ho gridato al Signore, perché abbiamo cantato prima, mi sono sentito in quel momento lì, nonostante la mia popolarità, nonostante la mia ricchezza, nonostante il mio ego, incapace di risolvere il problema, incapace di trovare una soluzione. L'unica mia ancora di salvezza, e lo sapevo, perché comunque ogni tanto avevo frequentato la Chiesa in maniera così superficiale, molto superficiale. Ricordavo quello che mi aveva insegnato mia nonna. L'unica persona che poteva risolvere il mio problema e tirarmi fuori da questo senso veramente di pesante angoscia, paura, abbandono, isolamento, solitudine, era Cristo Gesù. Quel giorno mi inginocchiai e dissi semplicemente, feci una semplice preghiera: Signore, io non so se sono in grado di superare un altro fallimento a livello lavorativo, a livello sportivo. Io non sono più in grado di reagire, riconosco che quello che pensavo di essere in realtà non lo sono, quindi mi rivolgo a te. Se questa è la tua volontà, che io un'altra volta fallisca, e così sia. Bene, in quel momento lì sono cambiate molte cose. Nonostante questo, però, siccome il cuore dell'uomo è ribelle fondamentalmente, quindi
nonostante il Signore in quel momento lì abbia risolto quel problema, io non mi convertì a Lui, mi convertì poi a distanza di 3 anni, nel 2003, riconoscendo che ancora una volta tutte le mie ricchezze, tutta la mia popolarità, tutta la mia forza, nonostante l'avessi sperimentato 3 anni prima, erano inutili. E se il Signore fosse tornato in quel preciso istante, io non sarei andato con Lui. E la cosa, come tanti fratelli e sorelle possono testimoniare, ha creato un enorme disagio, per usare un eufemismo, un terrore. Lì mi inginocchiai e chiesi: Signore, adesso io voglio la cosa più importante, io voglio la cosa più importante che un essere umano possa desiderare, è la salvezza. E lì, quel giorno, nel 2003 marzo, il Signore mi salvò. Nel corso degli anni poi le problematiche non sono mancate, anzi, ce ne sono state diverse. Una in particolare, adesso non entro nel dettaglio. Il Signore, se tu che sei fuori, amico, amica che stai ascoltando, è la soluzione, può risolvere tutti i tuoi problemi, hai problemi lavorativi, li può risolvere, hai problemi economici, li può risolvere, hai problemi di malattia, di salute, li può risolvere. Egli può risolversi qualsiasi cosa, però non è il suo obiettivo primario. Il suo obiettivo primario è salvarti. Il suo obiettivo primario è portarti con Lui per l'eternità. Dopodiché i problemi li può risolvere. Ma la soluzione non era la risoluzione del problema, scusate il gioco di parole, ma la soluzione è il fatto di avere Cristo nella nostra vita. Perché anche con le nostre difficoltà e anche con i nostri problemi, la soluzione per noi, la soluzione per il credente, la soluzione per il nato di nuovo è Cristo Gesù. Quindi, indipendentemente che il problema l'abbia risolto, noi la soluzione già ce l'abbiamo. La soluzione già tu la puoi avere. E io ringrazio Dio. Ringrazio Dio perché qualche giorno fa abbiamo cantato, è stato cantato proprio una canzone che si intitolava La soluzione, perché Cristo è la soluzione. E io lo ringrazio per i momenti di prova, anche lunghi, che io ho dovuto passare. E lo ringrazio per i fratelli e per le sorelle, perché ci sono fratelli, ci sono sorelle che hanno e stanno vivendo problematiche, ma io continuo a vederli ogni giorno, ogni settimana, mese dopo mese, nella chiesa, a lodare Dio, a ringraziare Dio. E personalmente per me è di grande edificazione. Se tu stai ascoltando e non conosci Dio, sai chi è? La persona più famosa del mondo credo sia Gesù Cristo. Tutti lo conoscono, o meglio, tutti sanno chi è, ma tutti non lo conoscono. Ebbene, Lui vuole farsi conoscere da te. Lui vuole farsi conoscere da te. A Dio sia la lode e la gloria.